Ciao a tutti amici YouTube e bentornati un'altra volta su Clash of Clans. E stavolta siamo ancora più forti, perché ogni volta avanziamo, ci facciamo delle truppe nuove, facciamo delle armi nuove, eccetera. Però anche se siamo più forti, purtroppo nel giorno della battaglia stiamo perdendo. Vabbè che la battaglia è iniziata da solo mezz'ora, infatti abbiamo accumulato una stella e loro 15. Cazzo, ci stanno facendo il culo. Però loro hanno fatto, come si vede qua, 8 attacchi, mentre noi solamente 2. Quindi siamo, diciamo, possiamo ancora vincere, sì, direi di sì. Allora, poi vediamo che chi del clan ha attaccato Lore, purtroppo ha fatto 0 stelle, e ha attaccato Biagiuvient 17 YouTube, che ha fatto il 15%, gli ha spaccato il municipio. Ecco, vedete, intanto la gente che mi manda da donare, ma io gli devo andare in guerra, vabbè, via. Mi dono degli archi, li metto a fare ora mentre parlo, mentre mi trattengo. Allora, ragazzi, perfetto, andremo a fare un attacco in war con questo esercito. Abbiamo 18, che poi sarebbero 23 arcieri, 15 giganti, 4 spaccamuro, 9 maghi, 2 guaritori e 10 sgherri. In più, nel castello delle clan abbiamo 4 mongolfiere al 6, che sono molto potenti e ci servono tantissimo. E poi abbiamo una cura e 2 furie, che ci danno una mano a bestia. Infatti YouTube, ciao mamma, il classico discorso di segnale. Allora, ok, innanzitutto devo salutare tutti quelli che ci sono nel clan, perché come è mio ovvio di ringraziare chi ovviamente prende parte a questo clan. Partiamo da Lore, Roberto, allora, Kai, Giacomo, DP, Davide, Mano del Tutorial ovviamente, io, Alex, Gigi, Lori X, Biagio Viente 17 YouTube, fantastico co-capo che mi sta dando una grande mano, grazie Biagio, TV Gamer KD, La Bomba, Luke, Mega Regno, Roberto, Luca il Migliore, Cross 5 Driver, RMC, Joker King, S, dollare, dollaro, euro, dollaro, questo è un po' pronunciabile. HT11 e King, siamo in 20 e siamo non troppo forti, ma ci facciamo valere. Vediamo cosa hanno scritto il chat. I la registri. Sì, sto in rec. Vai, vai. Ok, non prendiamoci chiacchiere e andiamo velocissimamente in attacco. Cosa c'è? Ah, sono attaccato Roberto intanto. Intanto. Vabbè, non mi interessa di vedere le play. Che c'è? 5 facciatori su Tavi, sa che stanno facendo il culo anche lui, quindi questi Clashers Gang stanno facendo molto il culo e ciò non mi garba proprio per niente. Ok, perfetto, allora noi siamo lì sesti come gradatoria del mio clan. Ecco, questa attiva sera l'hanno fatto una stella. Però in teoria dovrei attaccare il sesto, che è questo. Vabbè, tutte le mura al giro, però è vero, le difese non sono troppo forti. 6, 7, 8, 9, vabbè, queste sono le 8. Stregone al 2, quindi non so, 6, 6. Mentre quello di sotto che mi consiglia di attaccare, che secondo lui è del mio livello, ha tutti gli arcieri al 7 e i cannoni all'8, all'8, all'8. Quindi diciamo che è quasi più potente quello di sotto rispetto a quello di sopra. Però, diciamo, non so neanche quale attaccare, sinceramente. Vabbè che è un villaggio molto scoperto, però non so, forse sarà meglio attaccare il 7. Sì, dai, attacchiamo il 7. Attacchiamo! Perfetto, ragazzi, partiamo! Villaggio un po' speculare, perché sono fatto a modino, però vabbè. Ma soprattutto mettiamo un bel po' di... qui qua giù, che ci aiutano a fare un po' di cose. Sono scelto per i clan. Questo è qui, questo è qui, questo è qui. Aspetta, adesso possiamo mettere anche un po' a casaccio, cadellare magari qua giù dietro, guaritore, schierare tutti i giganti. Con gli spaccamuri, butto tutti gli sgherri, con le tetre laggiù quando ci sono per i coglioni. Il fantastico è che un golfiere. Una cura qua, perché si fa questa tetra, dai, dai, dai. Dai ragazzi, dai forza. Vabbè, la cura qua. Abbiamo già fatto il 30% praticamente. Dai con golfiere, dai con golfiere, dai, 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 dai. Forza ragazzi, forza ragazzi. Vedo il 35%. Qua giù. Vai, dai, no, anche una bella cura qua. Dai, sgherri, dai che ce la facciamo almeno per 50. Oddio, non so neanche se ce la facciamo. Sì, 49. Ok, 50%, una stella fatta. 54. Non so se fare 100%, forse ce la facciamo. Se ce la facciamo a sconfiggere questi difetti, ce la facciamo.
Fortunatamente questi guaritori qua stanno facendo il loro dovere, e anche molto bene. Anche molto bene. Lo stesso gli sgherri e gli arcieri. Questi sgherri si decidessero. No, cazzo, le trappole a scatto, porca merda. Qua sarà sicuramente un botto di roba. Oh mio Dio, cazzo. Guardate quanta cazzo di difesa che c'era qui. Tanto che c'è il livello, se no fatta tutto. Cazzo. Se non può così. Se mi fotte il guaritore, addio. Io perché sono così lenti. Così. Gli sgherri, dai, forza sgherri. Mi saranno molto tempo sicuramente. Quanto manca? 50 secondi. Fortunatamente ho distrutto le capanne prima, ragazzi, Se no veramente non ci avremmo mai fatto. Allora, almeno municipio bisogna spaccarlo per forza. Andiamo, forza, forza. Spacca questo muro. Spero che non ci arrivi. Spero che non ci arrivi. Che culo, non ci arriva. Non ci arriva l'arciere. No, ma ce la facciamo in questo poco tempo? Sì, secondo me sì. Sì, dai che ce la facciamo. Ce la facciamo. Dai, secondi passo, nei secondi passo non porca puttana. Dai, dai, 20, 19, 18, 17. Sì, dai, ce la facciamo. Ce la facciamo, è ufficiale. 12, 13, 12. Ah, 2 stelle, almeno 2 stelle ce l'abbiamo fatta, ragazzi. 2 stelle. 2 stelle, vabbè. Vabbè. Va benissimo così. Guarda, questi acceri continuano a sparare, però non ce ne frega poco. Perfetto, 2 stelle ci va abbastanza bene. Non è perfetto, però ci va abbastanza bene. Dai, per ora è l'attacco migliore. Per ora. Per ora. Bene. Non credevo, ragazzi, di farcela, sinceramente, a fare 2 stelle, però fortunatamente sono stata abbastanza potente. Rimetto subito a fare le truppe e partiamo con i vostri replay. Ok, perfetto, partiamo subito da bomba con il replay con uno di Alex che ci dice boom! È uno spettacolare attacco da parte sua in cui fa una buona percentuale. Velocizziamo, così andiamo a vedere subito. Schiera ovviamente per i giganti, poi li spacca muro qua per fottere queste mura. E ha anche 30 sgherri e un bel re a livello 3, quindi mi sa che può fare. Dato questi giganti come corrono, ovviamente in due velocità alfa. Lancia tutti gli sgherri. Bene, molto bene. Riuscita a fare tutte le difese e prende tutti gli sgherri su ogni. Su ogni cosa che c'è sul villaggio. Anche se cosa ho detto un po' male. E ho avuto molta fortuna che diciamo che questo villaggio è fatto quasi apposta per lui. Perché ha proprio tutte le cose distanziate che con un solo sgherro è riuscito a fottere bene ogni struttura del villaggio. Bene, ha preso per fare risorse e ha preso anche 5 trofei. Bene, un bel attacco. Complimenti. Bravo Alex. Andiamo giù. Ora non so perché lo sto rivedendo un'altra volta, come al solito. Allora, andiamo giù, 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 giù. Questo è un attacco di Davide, che ci dice che è per il tubo. È un attacco, sì, è un attacco. Allora, classico schieramento barbari e arcieri. Vediamo cosa riesce a combinare Davide. Ma anche un bel re al 7, quindi non è mica molto debole. Allora, si è sbagliato gli arcieri. Ha fregato già un bel po' di risorse. Guardate, ragazzi, veramente 600.000 risorse ha fregato. Ovviamente schiera il barbaro per distruggere il municipio. E ragazzi, questo è un attacco spettacolare. Perché? Perché ovviamente non ha voluto perdere trofei. Schiera il barbaro per spaccare le municipio. In più 1400 di nero, 326.000 di elisir rosa e 240 di oro. Veramente un bel attacco, bravissimo, bravissimo Davide, bravo. Uno dei migliori dell'altro, all'altro. Purtroppo non abbiamo replay qua da mostrare perché sono stati tutti coperti da altri messaggi. Intanto richiediamo truppe. Altre cose, poi make up profilo, 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 visita, no, non so vedere. Ah, vi faccio vedere un mio replay, un mio attacco. Posso farvi vedere questo qua. Attacco fatto per i trofei, cioè non per risorse o altro. Tanto per vedere come ho fatto. Allora, prima ovviamente ho schierato un po' di archi in giro. Poi sono partito con il pacamuro e infine la classica con i giganti. Maghi dietro per supportare e sgherri. Vedete ragazzi, con questa formazione quanto danno si riesce a fare. Ovviamente questo villaggio non era potentissimo, aveva anche una torre della Cherry che non funzionava,
perché era in riparazione, però sono comunque riuscito a fare 29 di trofei, che è veramente tanto. Sto ultimando, ultimando la difesa aerea di livello 4, come ho già fatto di qua. Sto migliorando l'accampamento e anche sto facendo gli spaccamura al 4, perché sono veramente molto utili. Comunque ragazzi, se questo video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace, condividetelo, iscrivetevi al canale. Speriamo di vincere questa war, supportateci con dei commenti. Intanto loro ci stanno anche distanziando, sono a 19, porca merda. Vabbè che noi abbiamo attaccato in pochi, chi sta attaccando? Mi stanno attaccando in diretta, ragazzi, non è possibile. Vediamo come ci siamo difesi, ragazzi, questa è la mia formazione fatta la guerra. Tutta bella strana, ci ho messo un bel po' per capire, qua ci sono tutte delle Tesla nascoste. Guardiamo come sono ripreso. Allora, le prendo, le durato tantissimo. Speriamo che l'attacco sia andato male. Ok, ha messo la cura, però guardate le teste, quanto danno fanno. I mugolfieri sono andate tutte a puttane. Però c'è quel drago lì. Dai, difesa aerea, bello. Bello ragazzi, siamo riusciti a bloccare un attacco. Spettacolare. Spettacolare, grande difesa da parte mia. Certo, mi attaccava il nono, cioè non è che mi ha attaccato il sesto, quello del mio pari livello. Però mi sono difeso molto bene e meno male, vuol dire che questa conformazione da guerra funziona tantissimo. Ve la faccio vedere. Questa qua, modifica di soluzione, messa con delle trappole strategiche. Quella, allora, innanzitutto, vabbè, qua giù. Oh, no, no, non è questa. Non è questa. Mi sono sbagliato, scusate. Scusate, base della guerra attiva. Cazzo, c'era scritto. Ok, vi faccio vedere, ci sono queste Tesla qua belle nascoste, un sacco di bombe aeree, la bomba quella distruttiva degli astronauti minere, c'è il volano qui proiettato bene perché lui aveva attaccato da di qua, un sacco di bombe a giro, tanti buchi trappola, guardate le trappole a scatto messe cose ovunque. Qui non c'è niente, non ci ho messo niente. Ci devo mettere qualcosa, minimo la trappola a scatto. Ci metto così sicuramente. No, prima c'è una bomba e poi c'è la scala. Così. Ok, perfetto. Questa è più o meno un po' la mia conformazione del villaggio da guerra. E lo salviamo anche perché l'abbiamo modificato. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Mettete un bel mi piace, condividetelo, iscrivetevi al canale. Forse l'ho già detto, però ve lo ripeto. Vabbè, e poi volevo dirvi un paio di cose. Allora, innanzitutto vi invito a qualsiasi video che state guardando, se avete in mente di farmi una domanda, se volete chiedermi qualcosa per il part time, perché farò altri episodi. Ne ho già fatto uno in cui ho raccolto un po' le domande quella che mi avete fatto e ho risposto. Bene, se avete domande che vi vengono in qualche modo, basta che mi andate in ogni video che ho fatto, non è importanza quale, tanto vedo comunque il commento, basta che scrivete fuck, no, hashtag fuck, e poi scrivete messaggio. Fuck è scritto F-A-Q, pensate male. Scrivete fuck proprio in inglese, perché sennò la gente fuck. Se non dire cazzate. Comunque, spero che veramente questo video vi sia piaciuto. Un bel attacco, 2 stelle e un'ottima difesa. Ci portiamo a casa un bel risultato. Quindi grazie per aver visto il video e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.